C'è una cadenza San Giorgio, eh? C'è un'altra cadenza, vuoi? Buonasera, Magliotta Day, Casematte! La prima volta che accade qualcosa del genere all'Aquila, abbiamo qui finalmente gli autori. Antonello, Maurizio, detto Bullo, però non è stato preparato nulla, non c'è nessun discorso preparato, ma è solo un condividere qualcosa relativo a Mario Magnotta. Prima chiediamo a loro di farci un mini riassunto su come gli è venuto in mente di fare sto scherzo ed anche altri. Questo è uno dei tanti scherzi che noi abbiamo fatto, ma per divertimento personale, quindi non per spaccio come questa sera. E spaccio! Chiaramente noi studiavamo i soggetti che ci venivano segnalati o ci sembravano un po' non normali, se di non normalità si possa parlare nei soggetti che poi sono i più schietti e più simpatici, come si rivelano le varie cassette che noi abbiamo registrato e poi per motivi di non farci menare non abbiamo messo in giro. E Magnotta è uno dei soggetti, forse neanche il più bello degli scherzi che noi abbiamo fatto. Noi abbiamo inventato la rottamazione, non la Fiat, noi, perché noi l'abbiamo fatto nell'83-84, quindi non si parlava di rottamazione e di frontiere europee con varie clausole. La domanda è, c'ho da 20 anni, vai. Come cazzo avete fatto a non ridere? Rido. Allora io sono quello che forse... Allora il problema del bello di quella cassetta è perché proprio uno non ride mentre la fa, e sembra una cosa seria, ma tanto è vero, se tu rifletti quella cassetta, c'è un certo momento, io faccio il numero della casa e lui mi dice dimmi Bruno, e là rimango un po', perché io non so neanche chi è sto Bruno, non lo conosco neanche. E tu non volevi fa Bruno. E io non volevo fa Bruno. Poi il medesimo da Bruno, e là quando mi ha detto dimmi Bruno è venuto a ridere. Ma che là ci stanno 5-6 secondi di silenzio. Esatto. Allora dopo, oh, perciò quelli sono i passaggi belli che ti posso dire. Non è una nuova fatti con incontro cassi. Oh, capito? Anche quella cosa, cioè l'uovo, quello porta che uovo. Porta uovo che stanno nel frigorifero, praticamente lui dice vabbè stanno a tutti i lati questo, tutti i frigoriferi, e io non dico così. Non parla così. La Giorgio mi fa quei conto. Quelli sono i passaggi dello scherzo. Ma... ed è quello, diciamo, che ha portato in tutti questi anni diverse generazioni poi a sentirselo. Io sono quello che vedevo di più, infatti parlo molto di meno. Lui con una faccia di cazzo non si fa. Quindi gli davo qualche consiglio da dietro, capito? Tipo il corpo. E poi io lo calmavo perché lui lo portava all'esasperazione. Allora era quello che, per motivi tecnici, anche fisiologici, perché sono telefonate che duravano un certo periodo, allora ci alternavamo e entravamo per calmare. Questo è un periodo dove dopo il terremoto stiamo studiando una situazione di soggetti che si presterebbero a uno scherzo, quindi quando meno a parte. Si ricomincia, si ricomincia. Tra l'altro, a proposito di altri scherzi, voi siete anche autori ovviamente del ben noto Panepucci, in quanto l'accento si riconosce chiaramente, ma anche quello di Ti do fuoco, è stata una rivelazione incredibile. Irmone! Allora, Panepucci è nato, praticamente io stavo entrando a una partita dell'Aquila Calcio, mentre stavo entrando ho visto sto signore imbestialito. E chiaramente lui andava alla partita non per la partita, ma per interessarsi dei cazzi degli altri. A un certo punto vedo sto signore che si arrabbia con un certo mandolino. Senti un po', fa, ma sono nella baracca, me ci stanno a guardare, ma chi è, gli ha detto, ecco. Allora, ma che ne sa, ciò? Gli risponde mandolino, ma come che ne sa, me lo chiamavano, ha detto. Quindi se mi rompono la baracca, porco Dio, se ne casco solo. Pago io? Pago io, no?
allora comincia, mi dica con questo, e questi ci non posso venire a farli scendere questi signori dalla baracca. Allora, questo comincia a litigare, poi ve lo faccio vedere io, ve lo faccio vedere io. Finisce la partita e vado sull'elenco e vedo chi era questo, perché lui dice io mi chiamo Panicucci e abito alla Roma. E praticamente lo scherzo poi l'ha fatto lui, non so stato lui, perché io comincio così, pronto, oh, ma la finita non più cazzo, oh, bravo Fabio, ma chi c'è? Me ne fondi, e si comincia lo scherzo. Ma lo sapete, ma lei veramente stava in combutta con gli annini? No, lo conosciamo. Quando noi poi dopo qualche tempo siamo sentiti sto scherzo, siamo resi conto che era da rete, la però dicevamo, la San Giorgio se si ingazza no, non è che la pubblicità è tanto positiva, quindi ci siamo sempre tenuti questo scherzo senza farlo sentire a nessuno. E poi dopo invece successe che Cicerone, l'ex boss della Casta di Spagna, ci disse guarda, sono stato in crociera con il direttore della San Giorgio. E che cazzo? No, ha fatto, dice sa, mi vorrebbe conoscere, capito? Allora, ci possiamo incominciare anche a esporre che siamo stati noi a fare lo scherzo. Ma il biondo del Torrione è un personaggio storico? No, lo conosco io. No, no, però non c'entra niente con la moglie. Tanto si può dire perché io mi riferisco a Maurizio, a California, al biondo. Sì, però a me mi viene in mente quello, perché abitavo proprio vicino a casa di Mario, cioè proprio a 20 metri da casa di Mario Maggiore, e a prescindere quello era uno che piaceva rompere un po' le scatole alle donne degli altri. Il tenore a Giocappa pure che la portava. Sì, sì, infatti. Sì, non lo so. Giocappa, l'unica cosa che secondo me ha sbagliato, quando uscì fuori sto scherzo, perché praticamente, come ha detto Antonello, si rubarono questa cassetta al negozio e andò a finire a sto Giocappa. Secondo me Giocappa l'ha gestito un po' male, perché Mario, in effetti, se tu lo vedevi proprio, lo facevi parlare, ci facevi un discorso, ti faceva piuttosto pena che ride, insomma, come persona. E Giocappa non ha capito che lui, quando venne a me Giocappa e disse facciamo qualche cosa, io dissi no, guarda, Non faccio niente, però gli dissi Mario non lo fa comparire, fai un opuscolo, fai una cosa, ti fai raccontare la storia, levi, pulisci le bestemmie, pulisci quello, pulisci tutti i nomi dei bondelli, e poi alla fine ci fai una cassettina le cose. Lui dice no vorrei portarle agli spettacoli a Roma, le cose, però là poi non è che ha avuto un gran successo, insomma, come showman, ma cioè non è uscito il lato migliore di Mario. Allora, ma lo scherzo di Mario Magnotta è bello, per esempio, quando gli dico lei dove lavora? In un istituto, e io rispondo ma per handicappati. No, lui dice no, per ragione. Allora io rispondo è la stessa cosa. Il problema secondo me sono bei quei passaggi, però senza che, se io gli facessi quelle domande, lui penso che non usciva fuori, capito? L'epilogo estremo, il finale incredibile delle sue ultime telefonate, c'era appunto questa fase delle bestemmie, che purtroppo è quella un po' più celebre, che rende la cosa quasi blasfema. Ma voi vi aspettavate questa sua reazione così estrema? Ma io Mario lo conoscevo perché ho fatto ragioneria. Tu eri studente quando Mario faceva il bidello là. Come no? Ah, io ho fatto ragioneria e ci ho messo qualche annetto in più per la materia della ragioneria. E soprattutto il che cazzo te strilli là in quel momento, vi eravate un attimo spaventati o era sempre lo scherzo? No, è sempre lo scherzo. Però Mario, per dirti, quando facevo ragioneria, io l'ho chiuso dentro all'ultimo piano, non lo so se Mauro se lo ricorda, ci stavano i geometri e il ragioneria, e sopra ci stavano una stanza dove c'avevamo dei scheletri di per fare la scienza, per fare cose. Allora Mario ogni tanto la professoressa la chiamava e andava a prenderla. Io lo seguì e l'ho chiuso dentro. Praticamente Mario è stato chiuso là dalle 9:30 fino alle 3 di qualche pomeriggio. Abbiamo anche altre due chicche.
oltre a delle registrazioni inedite, vi mostriamo se siete... Allora, questo è lo strumento che è applaudito. Con una piccola modifica, perché lui lavorando ai telefoni di Stato c'aveva un amico che gli aveva fatto una piccola modifica e io avevo inserito una spina nella spina del telefono e quindi si sentiva un po' meglio la registrazione, però sempre a livello amatoriale come cosa. Quindi questo era l'arnese, l'attrezzo che ha registrato il Mortalato Mario, da dove parti dalla cassetta. L'informazione di Mario della lavatrice ce l'ha dette Lello Panarelli. Perché Lello Panarelli aveva un negozio, perché adesso ce l'ha più, a Piazza Palazzo, dove Mario dopo il pomeriggio gli andava a dare una mano. Si lamentava con sto Lello che la moglie se n'era andata e si era presa sta lavatrice e gli occorreva proprio sto modello della San Giorgio. Perché sapevo usare soltanto quella e non voleva altre lavatrici. Poi Mario lo conoscevo perché? Perché mia sorella ha fatto ragioneria. Quindi Panarelli lo sapeva? Sì, della lavatrice sì. Mia sorella ha fatto ragioneria, io ho fatto ragioneria e poi avevo un rapporto buono con mia sorella. Per quanto riguarda le conversazioni precedenti delle quattro della lavatrice che abbiamo sentito, quante ce ne sono state, contenuti, eccetera, se mai le metterete in giro? Questo sarà, ma neanche un decimo. Il registrato è fatto parla di un mese, infatti. Sì, ma no, anche di più. Mario ce lo siamo portato via quasi per 2 anni. Non è una cosa che poi però, come torna a ripetere, noi casualmente poi l'abbiamo incominciato a registrare e ci siamo resi conto che faceva ridere. Perché sennò all'inizio lo chiamavamo così, per divertirci noi, nel senso che ci piaceva sempre con queste battute strane, con queste cose strane. E quindi così, lui aspettava la chiamata, lei non lo chiamava, ma eravamo diventati una tossicodipendenza reciproca. Abbiamo una telefonata di Vergassola, che era amico di Mario. Adesso se ci riusciamo, in via voce, ci parla Maurizio, e vediamo se ci riusciamo. Sta a chiamaggia, vedi un po'. Di chi sei, chi non sei. C'è il via voce messo? Pronto, chi è? Facendo questa giornata dedicata a Mario, un ricordo tuo di Mario ce l'hai? Un pensiero. Io mi ricordo che ho fatto la serata all'Aquila e siccome c'era il periodo che ci sono che siamo ancora l'ha chiamato prima come lo specchia. Sì. Allora io ho detto a sera di tanto per canteggiare un po', ho detto allora un saluto ai tre personaggi dell'Aquila che sono Telesio e Magnotta. Su Magnotta è venuto sul teatro, ho detto Canterola, applausi, Canterola. Sì, quello l'ho sentito io anche alla televisione. Con l'Aquila, con tutta quella che c'è, con quello che poteva succedere, c'è la voglia di stare qua lì a cazzeggiare. Sì, ma poi c'è anche la voglia di stare qua lì io sono quello che ha fatto lo scherzo a Marco. Ah, fantastico. Beh, esatto, che mi hai fatto fare, sì, a me, io non ce lo farò mai a attraversare i lavori, neanche dopo 10 anni. Quindi... Allora riorganizziamoci per l'anno prossimo, vieni pure tu, Giulio. Facciamo una cosa. Ma